Buonasera ragazzi, finalmente insomma, ho avuto modo di poter registrare la prima video lezione per voi. Oggi parleremo di un argomento a me molto caro che sono le avanguardie artistiche del primo Novecento. In realtà la prima avanguardia artistica del Novecento è stata l'espressionismo, però ho deciso di farmi iniziare con il futurismo perché è la prima grande avanguardia italiana, quindi ci riguarda direttamente, e anche perché alcuni di voi, se non ricordo male, l'avevano scelta come argomento da inserire le tesine per gli esami ovviamente, perciò ho ben pensato di cominciare da queste. Allora, io comincerei con il fare un piccolo quadro storico, perché chiaramente quando si studia storia dell'arte è sempre bene tenere presente il contesto entro il quale gli artisti si muovono. Allora, il contesto è quello della prima metà del Novecento. Come avrete sicuramente studiato in storia, il Novecento è stato protagonista di grandissimi cambiamenti sul piano sociale, economico, industriale, tecnologico e scientifico. La prima metà del XX secolo si apre con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale tra il 1914 e il 1918. E chiaramente questa guerra ebbe degli effetti devastanti e delle conseguenze politiche che per la prima volta riguardarono una dimensione globale interessando tutti i continenti. A partire dagli anni 20, tra le altre cose, si affermarono il Partito Nazionalsocialista in Germania e il Partito Fascista in Italia, che esasperarono il senso di identità nazionale, dando così vita a vere e proprie dittature molto violente. In Russia e in Cina scoppiarono grandi rivoluzioni popolari che a loro volta sfociarono in regimi politici sanguinosi e repressivi, vere e proprie dittature, e questo contesto chiaramente portò allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale, tra le altre cose, si sperimentarono per la prima volta armi di distruzione di massa, come ad esempio la bomba atomica che gli americani scagliarono sul Giappone. Ma nonostante insomma tutti questi orrori, il Novecento è stato anche un secolo bellissimo, perché nella sua prima metà è stato caratterizzato da un progressivo sviluppo che ha coinvolto ogni ambito della società. Le industrie meccaniche, chimiche, tessili, che offrono lavoro a un gran numero di lavoratori e lavoratrici provenienti dalle campagne, fanno sì che anche le città, si espandano, si ingrandiscano e che nascano anche dei nuovi quartieri operai, ossia le periferie. In questo periodo, le invenzioni scientifiche, tecnologiche migliorano la qualità della vita. Si apre l'era delle telecomunicazioni come i telegrafi e i telefoni, che annullano le grandi distanze geografiche e contribuiscono a questo anche i nuovi mezzi di trasporto come i dirigibili, i primi aerei, le automobili che cominciano a diventare insomma un mezzo utilizzato sempre da più persone, ma soprattutto la svolta vera e propria viene data dal diffondersi dell'elettricità che in un certo senso rivoluziona il modo di vivere dell'uomo moderno. Tra le scoperte in campo medico c'è la scoperta di alcuni vaccini che permettono di debellare gravi malattie e poi vabbè anche la nascita della psicanalisi di Freud insieme alle teorie di Einstein contribuiscono a cambiare la visione che l'uomo moderno ha del mondo. Ed è proprio in questo periodo che si sviluppano le avanguardie artistiche. Le avanguardie artistiche, cosa sono le avanguardie? Allora, le avanguardie sono quei movimenti artistici appartenenti alla prima metà del Novecento e sono anche chiamate avanguardie storiche, semplicemente per distinguerle da quelle avanguardie che sono nate a partire dal secondo dopoguerra, quindi dopo la seconda guerra mondiale, e che invece prendono il nome di neo-avanguardie, ma quelle le studieremo in un secondo momento. Questa parola, avanguardie, è un termine di uso militare, che serve ad indicare quei reparti delle forze armate, dell'esercito,
che precedono gli altri corpi e hanno lo scopo di andare in avanscoperta per esplorare e da un certo punto di vista anche per difendere e prevedere gli attacchi dei nemici. Ora, perché gli artisti scelsero questo termine? Perché avanguardia significa portarsi avanti, esplorare significa per loro esplorare nuovi linguaggi artistici e di conseguenza aprire la strada al cambiamento. In questo periodo avviene una vera e propria rivoluzione. Noi l'abbiamo già studiato con l'arte di fine Ottocento, che in un certo senso spezza la catena dell'arte accademica, ma le avanguardie segnano proprio un punto di rottura. Da questo momento l'arte non sarà più la stessa. Si rompe ogni legame con il passato per esaltare la libertà artistica ed espressione. Le avanguardie storiche sono l'espressionismo, il cubismo, il fovismo, il futurismo, l'astrattismo, la metafisica e il surrealismo. Le avanguardie prettamente italiane furono il futurismo e la metafisica. Oggi noi cominceremo a studiare il futurismo. Il futurismo è nato in una data ben precisa, si è sviluppato fra il 1909 e il 1920. È nato grazie a un artista, poeta italiano, Filippo Tommaso Marinetti, ed è la prima avanguardia italiana. Il suo scopo è quello di rinnovare il linguaggio artistico, rompendo ogni legame con la tradizione per esaltare il progresso, la modernità, la velocità e la guerra, perché secondo Marinetti, che è stato l'autore del manifesto futurista, una sorta di programma del futurismo, la guerra serviva a spezzare legami con il passato e come un tornado a fare pulizia e ad esaltare la modernità. Eccolo qui in foto, questo signore è Filippo Tommaso Marinetti, il quale il 5 febbraio del 1909 scrisse il Manifesto del Futurismo. Lo scrisse su una testata giornalistica francese, Le Figaro. E questo manifesto era, come dicevo prima, un vero e proprio programma del movimento futurista e ne sanciva la nascita ed era rivolto a tutti gli artisti italiani. Erano invitati a partecipare tutti gli artisti italiani. Era scritto in forma proclamatoria, un po' poetica, ma al tempo stesso provocatoria, ed era proprio un invito a spezzare qualunque contatto con la tradizione artistica del passato, con la cultura del passato, anche in modo violento, al fine di scuotere il mondo dell'arte. Al manifesto del futurismo fa seguito anche il manifesto della pittura futurista sottoscritta dagli artisti più importanti che aderirono a questo movimento. Uno dei più importanti artisti di questo movimento fu Carlo Carrà, che però decise in un primo momento di aderire al futurismo perché ne sposava appieno tutti gli ideali, ma in un secondo momento, quando non era più tanto giovane, quando entrò nell'età della maturità, si distaccò nettamente da quelli che erano stati gli ideali giovanili e si dedicò a uno stile di pittura totalmente diverso, la pittura metafisica, che però studieremo più avanti. Tutte le opere di Carlo Carrà raffigurano soggetti viventi o meccanici in movimento. Il tema del movimento lo vedremo in queste pagine, è il tema più caro agli artisti del futurismo che attraverso degli stratagemmi che gli derivavano anche dalla tradizione pittorica del divisionismo e del puntinismo rielaborarono questo stile pittorico per creare uno stile proprio e rendere appunto la quarta dimensione in pittura, appunto il tempo e il movimento. Carrà però non era semplicemente interessato a creare delle immagini in movimento, ma voleva dare anche la sensazione che i corpi e le macchine fossero privi di gravità, come se fluttuassero, e come lo faceva, cercando di fondere la figura con lo spazio e riempendo i dipinti, i disegni, le tele di linee in direzioni differenti. Da giovane Carlo Carrà fu un interventista. Chi sono gli interventisti? Immagino che in storia lo avrete studiato. Gli interventisti erano quelle persone favorevoli all'entrata in guerra dell'Italia durante il primo conflitto mondiale.
Diciamo che oggi è un po' incomprensibile questo sentimento che spingeva molti giovani ad arruolarsi anche come volontari nelle truppe dell'esercito per poter partire per il fronte, perché sappiamo che andare in guerra è un viaggio che spesso si rivela senza ritorno, quindi è un viaggio rischioso, dagli esiti incerti, come d'altronde lo è la guerra di per sé. Ma la sensazione che avevano i giovani agli inizi del Novecento era che la guerra fosse una grande avventura, nella quale poter, diciamo, dimostrare il proprio valore, la propria forza, il proprio amor di patria, il proprio essere, retti e integerrimi. Successivamente, però, come dicevo, Carlo Carrà rivide completamente questa sua posizione, soprattutto nell'età della maturità, perché la guerra lo segnò, profondamente, perché lui partecipò proprio alla guerra. Ma ritorniamo al discorso, interventista. Quest'opera si chiama proprio Manifestazione Interventista, è una tela. Che dire, lui vuole rappresentare qui una manifestazione tenutasi a Milano per appoggiare l'intervento dell'Italia nel primo conflitto mondiale. Però l'artista non vuole rappresentare direttamente i luoghi e le persone. Ma vuole evocare la folla attraverso questo turbinio di immagini che si sovrappongono l'una all'altra e che stanno a simboleggiare il volteggiare nell'aria dei volantini propagandistici pieni di scritti che venivano lanciate sulla folla, che presenziava questa manifestazione attraverso degli aerei che li sorvolavano. Chiaramente è la prima volta che in pittura viene sperimentata una composizione del genere, anche perché, ripeto, non troviamo nessun soggetto in questo quadro, troviamo solo un turbinio di immagini che si sovrappongono, con delle scritte messe così a casaccio, e l'idea è proprio quella di dare la sensazione del movimento, della confusione, del chiacchiericcio, della gente che si assembra proprio a simboleggiare questo fortissimo entusiasmo nei confronti della guerra, che ripeto, come lo stesso Marinetti scrisse nel Manifesto Futurista, scusate, era un'arma a favore degli artisti per fare piazza pulita della tradizione, dell'arte del passato e per riscrivere la storia. Ora, io mi interrompo un momento perché purtroppo il programma con cui sto registrando questa videolezione mi permette di registrare per massimo 15 minuti. Interrompo questo video e ne preparo subito un altro.